spose! Oggi vi spiego come si realizza una partecipazione fai da te gratis con Canva. Quella delle partecipazioni infatti è un costo che molto spesso viene tagliato dalle spose oculate appunto, perché si può arrivare a risparmiare anche un bel po' di soldi che possiamo reinvestire in altre cose che noi riteniamo molto più indispensabili, come l'abito o anche il viaggio di nozze, perché no? O addirittura anche qualcosa per la casa, visto che insomma si andrà a vivere insieme dopo sposati. Esistono tantissimi modi di risparmiare sulle partecipazioni e Canva è una di queste. Se volete conoscerle tutte, io vi ho fatto un post molto dettagliato con una lista di altri tool, risorse per appunto risparmiare o addirittura non spendere niente nelle partecipazioni. Quindi se volete andarlo a leggere, vi rimando al link che ho messo in descrizione e qui sul video. Ok, vai col tutorial! E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdervi gli altri video. Prima di tutto, cos'è Canva? È un tool gratuito ricco di template con cui realizzare fai da te documenti grafici di ogni tipo. Io ci faccio anche le fatture, ma si può utilizzare anche per i social, per suite e corporate identity. Ecco come funziona: si digita l'url www.canva.com e si crea il proprio account. Lo si può fare con una mail o registrandosi tramite il proprio profilo Facebook. Questi tutti i miei file, come vi dicevo, io lo utilizzo tantissimo. In alto si può scegliere tra i formati preimpostati in base all'utilizzo che se ne vuole fare, altrimenti si possono impostare delle misure a piacere e creare un documento su misura. A noi però interessa creare una partecipazione per il matrimonio, perciò dovete cliccare nel menu a sinistra la voce Trova modelli. Fatto questo, il tool ci mostra un altro menu da cui si deve selezionare la voce Inviti. Come potete vedere ci sono modelli per ogni tipo di evento e stile, noi ovviamente scegliamo per le nozze. Vedete quanti template carini? Non tutti sono gratis, perciò dovrete stare attenti a selezionare solo quelli con la dicitura free. Ad ogni modo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per farvi vedere come funziona scelgo questo qui. Cliccateci sopra e si aprirà la finestra per personalizzare il modello scelto. Se come me avete la traduzione simultanea, ricordatevi sempre di disattivarla, mi raccomando, per evitare che il testo si deformi e venga perciò salvato così. Sulla sinistra sono sempre in bella mostra tutti i template e in ogni momento potete decidere di cambiare se ne trovate uno che vi piace di più. Quando il mouse passa sopra ad ogni grafica vedrete apparire un piccolo riquadro che vi comunica se il template è appunto free o se è a pagamento ed eventualmente quanto costa. Ok, adesso cambiamo i nomi con i vostri. Traducete il testo modificando a piacimento. Se vi piace così, potete già procedere al download. Purtroppo vi dice che l'elemento grafico non è gratuito, costa $1. A questo punto potete decidere se pagare con carta o anche con PayPal, o PayPal, non ho ancora capito come si dice. Oppure, se non si vuole spendere nemmeno €1, potete cancellarlo e cercare una decorazione grafica gratuita negli elementi. Io ho voluto sostituire le foglioline, quelle a pagamento, con un elemento floreale, così ho fatto una ricerca con la parola chiave flowers nella sezione illustrazione. Anche qui si può notare come alcune di queste siano gratuite ed altre no, perciò mi concentrerò sulla selezione di una che sia gratis, come questa ad esempio. Ne cambio il colore dal riquadro in alto a sinistra per essere in pandan con il testo. Non sono convinta, proviamone un'altra. Come potete vedere si può ruotare. Restringere. Spostare o ridurre a piacimento, anche duplicare. Possiamo spostare anche la posizione del testo. Proviamo adesso a inserire dei fiori come delle margherite, ad esempio.
Dal tasto copia in alto a destra possiamo anche copiare, quindi duplicare la stessa immagine. Anzi no, meglio i papaveri. Per diminuire la grandezza basta passare il mouse su un angolo e aspettare che appaiano le frecce. A questo punto tenere premuto il mouse e allargare o ridurre a piacere. Cambiamo il colore dei fiori perché siano in coordinato con quelli della partecipazione e poi spostiamo i testi se lo riteniamo indicato. Se si vuole, si può anche cambiare il carattere del testo. Ce ne sono tantissimi tra cui scegliere tutti gratuiti. Non c'è bisogno di salvare tutte le volte, il file si salva in automatico. A questo punto si può scaricare il file grafico che abbiamo creato e stamparlo direttamente con la stampante di casa oppure da inviare alla tipografia fisica o online. Adesso dobbiamo però realizzare anche la cartolina di risposta, perciò ritorniamo alla home del nostro account Canva e scegliamo un nuovo formato preimpostato, la cartolina. Lo dirò in italiano, RSVP. Prendiamo una a caso e impostiamo i medesimi colori e fonte della partecipazione che avevamo fatto prima. Traduciamo i testi a piacere e infine, se si ha un sito del matrimonio, chiediamo agli invitati di risponderci direttamente lì. Io l'ho fatto gratuito su giveinto.com. Ho fatto un tutorial anche di questo servizio. Trovate il link in descrizione e sul video. Per copiare gli stessi colori della partecipazione basterà aprirla in un'altra finestra, cliccare sul quadratino in alto a sinistra, copiare il codice e incollarlo nella cartolina. Possiamo copiare anche l'illustrazione dei papaveri. Ora vi faccio vedere come si fa nell'atto pratico. Come per la partecipazione, scegliamo il tipo di template che ci piace. Come potete vedere, il testo mi si deforma perché c'è la traduzione in automatico, quindi disattivatela. Traduciamo, modifichiamo tutti i testi come abbiamo fatto precedentemente con la partecipazione. In questo spazio inseriamo l'URL del sito degli sposi, nel mio caso, come vi dicevo, avevo quello di Given2. Adesso modifichiamo i colori copiando i codici di quelli della partecipazione. Per copiare gli stessi codici colore basterà aprire la partecipazione in un'altra finestra, cliccare sul quadratino in alto a sinistra, copiare il codice e incollarlo nella cartolina. Possiamo copiare anche l'illustrazione dei papaveri, tasto destro del mouse. Scarichiamo adesso anche la nostra cartolina Super C per procedere alla stampa insieme alla partecipazione. Queste sono le direttive di base. Divertitevi a creare la vostra con canva.com, facendo un po' di prove per prendere dimestichezza con lo strumento. Vedrete che vi piacerà talmente tanto che lo utilizzerete anche per tanti altri progetti come faccio io, se anche voi vi dilettate come me con il fai da te. Che ne pensate? Fatemelo sapere con un commento e con un like sul video. E vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!